Un saluto amici dalla redazione del Centro Meteo Italiano. Nuovo aggiornamento con le previsioni del tempo per le partite degli Europei 2016 che si stanno svolgendo in Francia. Siamo entrati nel vivo della manifestazione e la nostra nazionale si è già qualificata alla fase finale con una partita di anticipo che si svolgerà a Lille mercoledì sera alle ore 21 fischio d'inizio. Detto quanto, vediamo le condizioni meteo in Francia nei prossimi giorni, focalizzando la nostra attenzione principalmente su questo appuntamento. Dalla data di inaugurazione all'evento sportivo fine giorni scorsi, lo scenario meteo continentale ha visto la prevalenza del flusso umido e stabile dall'Oceano Atlantico verso i paesi più occidentali, Francia in primis, con un campo di bassa pressione che ha stazionato a lungo sulle isole britanniche. Secondo il nostro modello di calcolo, la situazione sinottica attuale ci indica il promontorio di alta pressione che dal Nord Africa si estende sulla penisola iberica, coinvolgendo solo marginalmente la Francia, in uno scenario generale piuttosto variabile e dinamico. E attenzione al vasto campo di bassa pressione sull'oceano Nord Atlantico, il quale richiama venti caldo umidi dai quadranti sud-occidentali, i quali investono i settori più settentrionali francesi, quindi anche la città di Lille dove si svolgerà la partita. Attendiamoci quindi condizioni di tempo perturbato con molti corpi nuvolosi in transito associati a possibili piogge o rovesci specialmente nel corso del tardo pomeriggio e serata. Temperature miti con il richiamo sud-occidentale e intorno ai 25-27 gradi nelle ore più calde della giornata. Un saluto e ai prossimi aggiornamenti sulle previsioni del tempo delle partite di Euro 2016.